tutto quello che vi circonda, il video che state guardando e persino questo coso qua sono il frutto di uno degli elementi più potenti a disposizione dell'uomo, la creatività. Con la creatività abbiamo inventato gli aerei e ridotto le dimensioni del mondo. Siamo diventati iperconnessi, superveloci e virtuali. Abbiamo esplorato lo spazio, le profondità degli abissi e tutto questo grazie a quella simpatica creaturina di 1,5 kg con 86 miliardi di neuroni circa che chiamiamo cervello. Una delle prime definizioni di creatività è del nostro grande amicone William James, il quale la definì come una trasformazione da un'idea a un'altra, un'inedita combinazione di elementi, un'acuta capacità associativa e analogica. Inizialmente si pensava che la creatività fosse una prerogativa dell'emisfero destro del cervello, mentre le persone razionali usavano prevalentemente l'altra metà, quella sinistra. Oggi, grazie all'utilizzo dell'elettroencefalogramma, si è scoperto che la creatività ha origine in più parti del cervello, in quella che chiamiamo Default Mode Network. La creatività richiede un particolare momento di concentrazione e ci consente di vedere il problema da più punti di vista, di immaginare tutte le possibili soluzioni e di creare un mondo parallelo, fatto di immagini cerebrali. Questa modalità di pensiero, definita modalità diffusa, si contrappone alla modalità focalizzata, che è quel particolare momento di razionalità analitica. Nessuno può attivare contemporaneamente le due modalità. Non si fa. Alcuni ricercatori hanno dimostrato, attraverso il Remote Associated Test, che nel momento in cui ci mettiamo in modalità creativa, vengono emesse dal cervello onde alfa, che inibiscono quelle che chiamiamo idee comuni, a favore invece di idee meno ovvie e abituali, e quindi della creatività. Quale sia però la vera origine del processo creativo, resta ancora un mistero, intanto noi continuiamo ad andare in giro con l'arma più potente del mondo, la nostra immaginazione.